Una strage senza movente, così Sabrina di Taranto, PM della Procura per i minorenni, parla del triplice omicidio di Paderno Dugnano nel milanese. Lo fa durante la conferenza stampa al Comando Provinciale di Milano dei Carabinieri, in cui spiega che Riccardo, 17 anni, che ha ucciso il fratellino di 12, la madre e il padre, nella notte tra sabato e domenica, ha detto di sentirsi estraneo al mondo, agli inquirenti. Ha parlato di un malessere suo, non collegato alla famiglia. Era un pensiero che aveva da qualche giorno, non collegato ad un impeto, ha spiegato la PM. Un disagio che il giovane non aveva mai espresso, nemmeno nei giorni precedenti o durante la festa di compleanno del padre, alla quale aveva partecipato la sera prima. Riccardo spiega ancora, la magistrata ha capito che non può tornare indietro, lui non si dà una spiegazione di quello che ha fatto, è molto lucido su questo, sa quello che ha fatto ed è irreversibile. Dal punto di vista giudiziario non abbiamo un movente valido, dal punto di vista sociologico e psicologico ovviamente sono aperte le indagini. Al minorenne viene contestato l'omicidio aggravato della premeditazione per essersi prima recato in cucina a prendere il coltello, dall'aver ucciso una vittima minore, dai legami familiari delle persone uccise e dall'aver agito mentre dormivano. Nelle prossime ore la procura avanzerà la richiesta di convalida del fermo. Successivamente sarà fissata l'udienza davanti al GIP per un nuovo interrogatorio. Al momento il 17enne è alla prima accoglienza del carcere minorile Beccaria.